permetto per una volta di dissentire su un paio di punti dal compagno e amico Alain Pargues. Io non sono convinto che l'euro sia figlio di Hayek, e su questo ci tornerò, ma sono anche in dissenso sul fatto che nessuno parli di Mises. Il 23 ottobre del 2009 sul Financial Times, uno dei più importanti giornalisti, commentatori quel quotidiano, John Waters, ha scritto un articolo tutto giocato su queste due figure, Mises e Minsky, sostenendo che la crisi poteva sensatamente essere interpretata o lungo la linea di Mises o lungo la linea di Minsky, e che anzi c'erano dei rapporti tra le due, anche se poi i due autori andavano in, direzioni opposte. Essendo io uno che, come dire, è esperto di economisti monetari che iniziano con la M, se posso permettermi un gioco, sono un esperto internazionale appunto di tutti i grandi economisti monetari con la M, Mises, Minsky e Marx. Poi sono anche un esperto di Luxemburg e Schumpeter, ma quelle sono le eccezioni. So qualcosa di Keynes. Posso dirti una cosa? Sì. Una richiesta che viene un po' generale è di capire come cosa prescrive in realtà veramente in pratica questa scuola austriaca e quali sono le differenze fondamentali tra i keynesiani, post-keynesiani, MMT o CFT. Allora, se voi volete... Quali sono le loro prescrizioni pratiche di oggi? Cerri, di oggi io adesso ti parlo degli austriaci. Ti parlo degli austriaci Mises e Hayek. Quello che vorrei che fosse chiaro, se no non si capisce il perché ci possono essere dei punti di contatto, sì, certo. E da dove vengono questi punti di contatto. Allora, la teoria monetaria dei primi anni 30 del Novecento è molto diversa da quella precedente e molto diversa da quella successiva. Monetaristi, keynesiani, quello che volete. L'originatore è in tutti i casi Wigzell. Da lui vengono, qui non metto a sinistra ma è la destra, Mises e Hayek. Da lui vengono, in qualche misura, Keynes, trattato sulla moneta. Da lui viene un altro austriaco, non so se tu l'hai nominato perché non mi pare ci fosse nella tabella che mi hai dato, un altro austriaco, Schumpeter. Paradosso, Schumpeter è austriaco di nascita ma non è un austriaco, e oggi gli austriaci non sono austriaci, sono americani. Questi sono i paradossi della storia. Allora, Wigzell sostanzialmente scrive un'opera monetaria in cui si immagina tre mondi di moneta. Uno in cui circola solo oro, uno in cui circola oro che va nelle riserve e moneta bancaria, uno in cui ci sono solo le banche. Non c'è banca centrale, non c'è Stato, economia chiusa, I pagamenti, non c'è contante, i pagamenti vengono fatti solo per assegno. Questo modello sostanzialmente finisce a tutti questi qui. Diciamo che il resto della teoria è girato prima e dopo su questi due modelli. Wigzell aveva l'idea, che io credo sia anche della teoria del circuito, che una buona teoria monetaria deve partire da questo caso. Lui lo chiamava economia di puro credito. A questo punto facciamo entrare la figura di Mises. Mises nel 1912, se ricordo bene, scrive, pubblica questo libro, La teoria della moneta e dei mezzi di circolazione. Alla fine del libro attacca Wigzell e gli dice: caspita, tu hai fatto questo libro bellissimo, ma hai preso come astrazione giusta, come punto da cui partire, un mondo in cui c'è
sia oro che banche. No, no, tu dovevi avere solo le banche, solo il sistema di puro credito. Il libro era in tedesco, Vizzelli risponde in tedesco e gli dice: ma di che cosa stai parlando? Io esattamente quello dico, forse tu non mi hai capito. Dov'era il contenuto della polemica? Il contenuto della polemica era che se tu sei in questo mondo di puro credito, se per caso il saggio, adesso utilizzo non la terminologia loro, una terminologia più comune, se il saggio dell'interesse fissato dalle banche è inferiore al saggio di profitto, si può determinare un processo di inflazione e questo processo di inflazione può essere perenne. Qui sto arrivando alle proposte, lui se le perderà. Allora, cosa fa un processo di inflazione perenne? Redistribuisce il reddito e le risorse dai lavoratori ai capitalisti e consente un'accumulazione del capitale. Però crea un problema, c'è l'inflazione, un'inflazione perenne senza meccanismo di riaggiustamento. Ci siamo? Vedo movimenti, posso procedere? Allora, quello che avviene... Andava bene questo a Mises? Hayek, secondo me, questa roba di Mises la sa e la condivide. Dopodiché Hayek ragiona, ma empiricamente, non è una questione teorica, su questo mondo. Lui dice, sì, questo modello di procredito è la stazione di base, ma il nostro mondo è un momento in cui c'è oro e banche, se c'è l'inflazione, sono in un'economia aperta, quel paese lì perderà oro, allora a questo punto le banche, per impedire la perdita di riserve, dovranno alzare il tasso dell'interesse e c'è un riequilibrio automatico monetario. Ma per gli austriaci questo non è necessario. Si può andare avanti con questa inflazione e il risultato è la catastrofe. Il meccanismo di riaggiustamento è il crollo del sistema monetario. Tu fuggi dalla moneta e vai altrove, cioè vai a un'economia di baratto. Allora, come ne esci? Beh, il primo Mises dice gold standard, il secondo Mises, già degli anni 20, dice no, questo non va bene, ci vuole free banking, ci vuole che non ci sia comunque una banca centrale che emette la moneta, anche qualsiasi banca può emettere la moneta e sono tutte in concorrenza tra di loro. Hayek allora non era d'accordo. L'Hayek degli anni 70, l'Hayek della denazionalizzazione della moneta, torna a questa posizione di Mises. Per stroncare lo Stato bisogna eliminare la banca centrale. Su questo Friedman non è d'accordo, Friedman vuole la banca centrale. Per questo, vi potrei leggere delle frasi di Hayek, Hayek non è simpatico con il modello di moneta unica quando negli anni 70, fine anni 70, viene proposto e lui lo commenta. Dice no, il mio modello è superiore, monete in competizione, no banca centrale, se no il malanno rientrerà in una forma o nell'altra. Vi segnalo che un altro, in questo caso tedesco, se la prese con Mises, Hans Neisser, è un circuitista in qualche modo anche lui, I circuitisti non pensano che la loro sia una teoria così moderna, pensano che stanno riprendendo questi autori del passato, e lui quello che ha detto è: ma no, guarda, proprio perché c'è la tendenza in un sistema di banche private, indipendenti, in concorrenza tra di loro, come vuole Mises e poi Hayek, all'inflazione, è per quello che arriva la banca centrale. Ed è per quello che la banca centrale pone il vincolo delle riserve. È un vincolo istituzionale, eventualmente per controllare l'inflazione. Cos'è che gli faceva problema a questi qui? Ora, non è che questi autori pensassero...
che non ci dovesse essere un meccanismo di riaggiustamento. Il loro problema era questo: se c'è un meccanismo di inflazione, la sovranità del consumatore non esiste più. Chi ha accesso alla moneta decide lui le grandezze reali. Possono essere le imprese, può essere lo Stato. Orrore, orrore. La sovranità del consumatore è perduta. Keynes, il trattato sulla moneta, 1930. Schumpeter, per tutta la sua vita, a partire dalla teoria dello sviluppo nel 1911, non hanno la sovranità del consumatore. Quello che dice Keynes è: sì, in un'economia capitalistica di puro credito, solo agenti privati, il circuito di cui vi ho parlato, c'è un agente, le imprese, che decide sulle grandezze reali, cosa produrre, quanto produrre, e c'è un altro agente, i lavoratori consumatori. Questi non decidono sulle grandezze reali, decidono sul loro reddito monetario, decidono quanto di quel reddito monetario consumare in moneta, quanto risparmiare. I lavoratori devono guadagnare prima di spendere, le imprese spendono e dunque guadagnano quanto spendono. Questo è il mondo di Keynes, rispetta la sovranità del consumatore, ma quando mai? Ma questo è il mondo in cui viviamo. La cosa paradossale è che Keynes, dopo il trattato sulla moneta, dice: ma da dove mi è venuta questa idea? Mi è venuta dalla prima guerra mondiale. Guerra di massa, come finanziamo una guerra di massa? Storicamente si finanziava più tasse o abbattimento forzato del salario monetario. E tu mandi la gente a morire in trincea su questa roba qui e fai delle politiche così palesi? No, lo Stato può indebitarsi, mettere moneta, creare l'inflazione e comprimere il salario delle famiglie e distogliere le risorse a favore dello sforzo bellico, no? Delle spese militari, dello sforzo bellico e così via. Dopodiché lui dice: ma guarda che negli anni 40 io ed altri ci siamo resi conto che questa cosa qui non aveva a che vedere con lo Stato, aveva a che vedere con una caratteristica essenziale dell'economia monetaria in quanto tale, che ci sia lo Stato o che non ci sia lo Stato. Schumpeter, non vi dico molto, ma sta in questo mondo. Schumpeter è interessante perché Schumpeter dice: come in Wigzell, immaginiamo puro credito, le banche finanziano gli imprenditori innovatori, quindi gli arriva nuova moneta a questi qua. In questo modo gli imprenditori innovatori riescono a prendersi delle risorse di qualcun altro. Queste risorse di qualcun altro non sono solo o essenzialmente i lavoratori, sono gli imprenditori che non innovano. D'accordo? Perché questo è importante e significativo? Perché Schumpeter in questo modo fa un'operazione che lui rivela ai lettori giapponesi quando viene tradotto il suo libro e dice: in Europa forse non lo sanno, ma voi che ne sapete di storia del pensiero economico vi rendete conto che i miei eroi sono due: Walras, francese, e Marx. Walras mi spiega l'equilibrio economico generale quando non ci sono banche, quando non ci sono imprenditori innovatori, eccetera. Beh, pensateci un attimo, Schumpeter sta dicendo: Walras mi spiega perfettamente la logica di un mondo che non ha vera moneta, che non è il capitalismo. E l'altro è Marx. Perché Marx? Perché Schumpeter, come Marx, ha un'idea di concorrenza che non è il giochetto della teoria neoclassica, neanche degli austriaci, è la lotta a morte dei capitalisti, imprenditori, innovatori contro gli altri. Poi ovviamente per Marx l'innovazione viene dal conflitto di classe, per Schumpeter l'innovatore è l'eroe e il banchiere, no, è quello che deve selezionare quelli buoni e quelli cattivi. Due punti per chiudere. Allora, secondo gli austriaci, questa deviazione... una cosa mia, cosa ne pensavano questi qui di Walras e dell'equilibrio economico generale? All'inizio, diciamo fino agli anni 10, inizio anni 20, pensavano di fare parte della stessa famiglia. Sono tutti neoclassici,
siamo per il mercato. Dopodiché Mises e Hayek, dopo, ma più lucidamente di Mises, si rende conto che una cosa è Varras e una cosa è Menger e loro, la linea austriaca. E dov'è la differenza? Vi stupirà, ma per costoro, e secondo me hanno ragione, la teoria neoclassica di equilibrio economico generale di Varras è la teoria di una economia socialista. Non è il mercato, non è la concorrenza. Non so se tu gliel'hai detto, ma nella teoria di Varras c'è questo auctioneer, il banditore, che raccoglie le domande e le offerte, non si fanno scambi, si definisce l'equilibrio, quando c'è l'equilibrio si scambia. Ma qualcuno ha mai visto questa cosa qui? No! Loro ce l'avevano a morte come socialismo, Mises attacca nel 20, Hayek nel 30, e Hayek se ne accorge perché c'è un esperto di equilibrio economico generale varasiano che è anche marxista, e che è Oscar Lange, e gli dice: ma no, guarda, tu non hai capito niente, l'auctioneer è l'ufficio del piano. Dopodiché libertà di consumo alle famiglie, e perché guardo, quanto riguarda le imprese, noi diciamo ai manager delle imprese di seguire le regole dell'equilibrio economico generale varasiano. Socialismo di mercato degli anni 60, Lange dice: si può fare, ci avete sempre detto che era impossibile. No, 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 ci sono i computer, si fa perfettamente. Hayek dice: voi non sapete cos'è il vero mercato, e secondo me su questo non ha tutti i torti. Gli scambi mica avvengono in equilibrio, il mercato è una procedura di scoperta, eccetera. Schumpeter, la cosa interessante è che lui proprio questa cosa qui la contesta alla radice, perché cosa fa del capitalismo il capitalismo come economia dinamica? Il fatto che arriva un elemento di centralizzazione, che sono le banche, che danno il denaro ai soggetti in modo differenziato, e quindi attribuiscono, di fatto decidono l'attribuzione delle risorse a questo o a quello, e come l'ufficio del piano. E il processo di squilibrio che segue all'innovazione, cos'è che mi determina? Infrange i diritti di proprietà e determina una concorrenza che non è il giochetto statico degli austriaci, ma è la concorrenza di Marx. E questo lui lo dice ai giapponesi, perché il secondo nome, è il mio secondo eroe, è Carlo Marx. Dopodiché lui è il Marx borghese, lui era iperconservatore, peraltro pensava che questo mondo progressivamente fosse un mondo del passato, ma non per ragioni economiche, per ragioni sociologiche, perché ci sono i bastardi come me che vengono dalla famiglia borghese, lui ancora di più, no? E che vanno da un'altra parte, cioè erodono il consenso alla società borghese. Allora, una differenza fondamentale però, per chiudere, è che sia Mises che Minsky sostanzialmente legano il processo di crisi a una eccessiva espansione della quantità di moneta. Allora, perché sono tornati di moda? Sono tornati di moda perché uno dice: caspita, a cosa è stata dovuta questa crisi? All'eccesso di indebitamento, al fatto che c'è stato un boom dei soggetti che sono stati indebitati. Dopodiché, certo, il Minsky del 1976 dice: bisogna tornare a Keynes, ma guardate che Keynes era troppo moderato. Se vi leggete il libro che ho curato, andate agli ultimi due capitoli, Minsky dice: ci vuole una forma di socialismo. Lui lo chiama socialismo di mercato perché è stato allievo di Lange. Dopodiché, secondo me, non è proprio quel tipo di socialismo di mercato, però la sua idea è questa: non basta la socializzazione dell'investimento alla Keynes, lo Stato interviene solo quando i privati non sono abbastanza bravi. L'idea di Minsky è che l'indebitamento è essenzialmente un indebitamento crescente delle imprese che investono. Più c'è ottimismo, più le imprese vogliono investire, più le banche gli danno i soldi. Nel caso di Mises, l'indebitamento è un indebitamento eccessivo che sostanzialmente cerca di fregare i consumatori, e a un certo punto non ce la fa perché ci sono dei disordini monetari sempre più. La via di uscita è stroncare questo processo.
visto che il gold standard secondo lui non ce lo faceva, lo stroncamento è esattamente, dovrebbe andare verso il free banking, no? La libera da bancaria. Quindi Mises lo metto proprio da parte perché non mi interessa. C'è un problema con Minsky. Il problema con Minsky è che non so fino agli anni 60, ma dopo, progressivamente, l'indebitamento cruciale non è stato l'indebitamento delle imprese, è stato l'indebitamento delle famiglie per il consumo. E questo in particolare è vero prima di questa crisi. Breve parentesi e altro dissenso con Alain. Non è Bush che ha creato il mercato dei subprime. Per una volta Clinton ha fatto una cosa di sinistra. Lui nel 99 ha smantellato, lui e Summers, il ministro, saprete chi è, dell'economia del tesoro di Clinton, che è stato poi ripescato da Obama. Quello che ha fatto Summers con l'assenso di Clinton è stato di smantellare le ultime difese contro la deregolazione della finanza, le ultime barriere di Roosevelt. A questo punto però Clinton dice una cosa di sinistra. Ma voi al Senato, alla Camera, non lo so, avete approvato nel 1996 una legge a favore delle comunità povere e dei neri. Allora voi, banche e istituti finanziari, dovete favorire l'indebitamento delle famiglie povere. Quello che è successo è questa cosa qui. Qual è il problema? Il problema della teoria del circuito è che la teoria del circuito sembra non considerare l'indebitamento delle famiglie. In realtà ci sono due soluzioni rapide. Una è una nota, una riga e mezzo di Graziani del 2004, in cui dice, ed è vero, però io vorrei dirvi una cosa in più, in realtà il finanziamento al consumo è un finanziamento alla produzione attraverso un detour. L'altra cosa è da dire che in realtà quello che succede è che le banche adesso finanziano le famiglie a fronte di queste attività finanziarie che sono cresciute, e questi soldi finiscono sempre alle imprese. Quindi è vero che oggi abbiamo due canali, il debito da finanziamento a produzione e questo debito delle famiglie, che è sostanzialmente legato alla politica di Greenspan e all'inflazione dei prezzi delle attività. Domanda, tengo io il microfono. Dove si nascondono in Italia i seguaci degli austriaci oggi nella politica italiana, nell'economia italiana, nel giornalismo italiano? Chi sono? Secondo me economisti di prestigio non ce n'è. Allora, è più un'influenza essenzialmente ideologica che è passata attraverso la filosofia politica. Allora, per dirti, Colletti, che è stato uno dei più grandi filosofi del marxismo, dopo essersi innamorato di Craxi, 15 anni dopo è finito con Berlusconi e ha cominciato a tessere le lodi di Mises e di Hayek. E un sacco di persone, spesso ex marxisti ed ex comunisti, penso che Ferrara la pensi allo stesso modo, hanno imboccato di questa roba qui. C'è una ignoranza, però c'è un punto molto importante che lui ha sollevato. Quando lui ha detto, ma la nuova macroeconomia classica, Lucas, la nuova economia keynesiana, il keynesismo bastardo di oggi, questo ci credono solo i professori. E vi aggiungo, ci credono anche come avversari da combattere gli economisti post-keynesiani italiani e neo-ricardiani. Perché in realtà c'è un aureo paper di Gregory Mankiw. Sanno chi è Gregory Mankiw? Dottor Toggi. Esatto. Gregory Mankiw, che è un nuovo keynesiano, uno dovrebbe dire, ah, questo viene da Keynes, dunque di sinistra. No, conservatore, ha lavorato per i conservatori, è stato per Bush nella Federal Reserve ed è stato il segretario della conferenza degli economisti. Poi ha scritto questo aureo paper, che è gli economisti o i macroeconomisti come scienziati o come ingegneri, mi pare che questo fosse il titolo, e lui ha detto, come scienziati,
Certo che dobbiamo discutere e fare delle scoperte. È anche ironico, perché lui è diventato famoso per un modellino e lui sostanzialmente dice, vabbè, ma questa è una fesseria. E lui dice, vabbè, dagli anni metà 70 in poi ci siamo litigati, abbiamo inventato nuovi modelli e così via. Ingegneri, quando andiamo a fare politica economica, questi nuovi modelli ci servono? Li discutiamo mai davvero? No! Lavoriamo sostanzialmente sul vecchio mondo, il vecchio mondo della sintesi neoclassica, dei keynesiani bastardi, del monetarismo e io dirò di una certa come dire, abilità pratica. Cioè io insegno economia monetaria e ovviamente gli devo insegnare che a un certo punto i modelli sono cambiati perché era cambiata la pratica. Sì, vabbè, in Italia sono questi. Sono questi. L'errore importante.